glielo posso fare. È tutto lì il problema. La posso usare la forchetta, ma non si deve muovere. E questo non sta proprio fermo subito, ve lo dico. Non funzionerà mai. Ah, probabile. No, ma non è tanto, non è tanto l'armatura qua. Ti ho dato anche a te la forchetta, Mimic. Fai un bel lavoro, mi raccomando, Guarda il Mimic che se ne va a fanculo per i cazzi suoi. Nil. Sì, al momento la cosa migliore da fare è usare quella, al momento. Anche sarebbe carino provarlo con altre armi, però sono in live e non ho voglia di aspettare tre quarti d'ora per fare dei test, quindi... No, non questo, ho sbagliato. Allora, questa, poi ci quella potenza due mani va bene, ci mettiamo quello del sanguinamento, che booster attacchi con sanguinamento. Ok, e... La lacrima non lacrimeggia, la lacrima è un idiota di merda. Ma come tutti i boss si imparano facendo. Sempre io. Ma attacca quel cazzo di Mimic. Oh, ma che cazzo succede? Basta, Mimic, porco. Io me ne vado. Adesso fai tu. Mi sono rotto il cazzo. Non è che posso fare sempre tutto io. E basta, oh. Non sono mica qua a giocare per giocare io, beh. È finito, sono morto. Ma quello
Minchia, che palle! Ti prego, Mimic, non attaccare! No, tranquillo, eh. Vai a attaccare le mani mentre quello mi spara i Kamehameha in faccia. Cambiamo cenere, il Mimic ha un demente. Andiamo... Dove sei? No, non è inutile, però fa delle stronzate, cioè... Sì, vabbè, l'altra buona, insieme al mangiamerda. Bene la cosa, la morte predestinata. Problema. Ha troppo poca vita. Ha troppo poca vita. Si è curato. No, è finito l'effetto della morte fatidica. Non voglio tornare alla grazia, perché se torno alla grazia ho paura che succeda qualche casino, quindi... E poi mi scoccia tornare alla grazia. Dai, non voglio utilizzare la cometa di Azur, scusami. Che non funzionerebbe mai. Si fa, raga, si fa. Ma sto solo a capire come un paio di strategie, ma... Ma si fa, raga, si fa. Dai, c'è cazzo. È sempre quasi... Arriva sempre al punto quasi di morire. Si fa.
scendi per favore? No. Oh. Erraccio, grazie per i 4, malattino, gentilissimo. Rimembranza della madre di sto cazzo. 500.000 di anime. Però. First try, assolutamente. Vediamo un po' che cos'è sta robina. Che cazzo avevo qui, aiuto. Vediamo un po' cos'è vero. Rimembranza di Metir, madre delle dita, scolpita nell'Amber Home. Il potere che racchiude può essere bloccato dalle dita. L'alternativa può essere usata per ottenere una grande. La madre di ogni due dita e larva dito era invece una magnifica figlia della volontà superiore e la prima stella cadente a piovere sull'interregno. Ah, carino, quindi lei è la madre di quelle dita di merda. È la prima stella cadente. Quindi effettivamente le stelle sono collegate. Ovviamente le stelle sono collegate a... Me ne vado, che cazzo devo fare? Me ne vado. Se adesso saranno tutti incazzati e vorranno tutti ammazzarmi, sicuro, perché... Guarda. 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 What have you done? You've wounded our such guarda, guarda come ti ferisco con te. Ma che cazzo? At my fingers. Ma idiota di merda, porco il Cristo. And I will be. Stai zitto? Guarda Emir, guarda, ti faccio vedere, guarda. Hai visto Emir, guarda Emir, faccio vedere Emir, guarda che c'è, guarda Emir, bravo. Oh, all set! Ez, è per forza, c'è la spada blasfemia. Globo cinerio, bastone di sto cazzo, prelato, bello, mi piace il set. Beh, è la Troia, scusami, la Troia, ah! Allora, la Troia adesso ce la prendiamo. Allora, una cosa, troppe cose tutte insieme. Ho il cazzo dentro, troppe cose tutte insieme. Un momento. Indumenti intimi del conte Emir, pelato, soffice e pregevole fattura. Carini i guanti, mi piacciono. E belle anche il vestito. Nasconde alla vista le convulsioni sottostanti. Il tessuto velo decorato da ricami decorati, mentre il colletto ingioierato sfavilla come un fiore. Subito circondato rappresenta la volontà superiore, nonché l'abisso di tenebra. Sebbene abbia insegnato la stregoneria a Rellana, il conte Emir successivamente ripilota la sua fedeltà alla luna. Era soltanto il corpo celeste più vicino, nulla di più. Bastone del conte Emir, che si investì nel ruolo di madre di dita, lo brandiva per sopperire la mancanza di dita caudali. Potenza le stregonerie delle dita. La sfera di cristallo, sebbene simbolo di un microcosmo, non ricevette il consegno. Prendi quella Troia. No, ma la Troia lo so già, la quest. È ora di cambiarsi armatura. Ma dai, no. Se gioco da mago, se no, che cazzo, cioè... Signorina? Signorina. Count Emir, the stars. The sky. I see them not. Ho solo questa iride. Usiamola questa iride. Oh, it blinds as if our night simply never was.
mi dà la sua. Walium stat frizian o no? Walium stat frizian o no? È molto interessante. Perché mi fa riscendere? C'è qualcosa giù? Andiamo a vedere. Allora, no, prima cosa, aspetta, voglio andare a usare la mano che coccolava per segarmi sul cadavere di... Carino quel set comunque, bellino. I guanti potrei usarli. Potrei usare anche il coso che aveva... Ah, che mi dai la stregoneria della mano di merda? Che non so nemmeno che cazzo faccia. Perfetto, dita premusa. Stregoneria del conte Emir, aspirante madre di dita. Avvolge l'esecutore in una rete di grosse dita che lo allontanano da ogni sorta di proiettile, sia di natura magica che fisica. Ma non la lama della blasfemia, a quanto pare. La carica cresce la potenza. Ah, praticamente una barriera. Sì, lo so che se usavo l'iride nera mi dava la spada, ma l'iride nera l'ho già usata con il tizio che ti invade all'inizio, che se gliela dai ti dà la sua arma. Per avere entrambe le armi bisogna farlo almeno due volte il DLC, per forza. Non c'è modo di avere la katana nera, l'arma del tipo, o la cenere sua. Non c'è modo. C'è un'altra in verità? No, non c'è, ho controllato. Non dire bugie. Ce ne sono due in gioco. E allora ho fatto una stronzata, raga. Non so cosa dire. Davvero. Si sta. Vabbè, ho fatto una cagata. Tanto le volevo lo stesso entrambe. La prossima run mi prenderò la spada. Volevo sia la sua cenere di guerra. Vabbè, ma ragazzi, volendo volevo anche la sua cenere di guerra. Io non uso le katane, quindi sinceramente sfotto il cazzo proprio. L'ho vista quell'arma. Molto carina, però non sono uno da katana, quindi posso soprassedere, posso sopravvivere anche senza quella katana. Carina, perché ho visto un po' di moveset. Allora, vediamo un po' cosa mi dai. Tu che cosa mi dai? La mannaia putrescente o il vortice di putrescenza? Duplicheremo le rimembranze, ma direi la mannaia. Tu mi dai il bastone del grande oltre e il dito scrutatore. Il bastone ricavato dalle dita caudali di Metri, il madre delle dita, del microcosmo tessuto tenuto sospeso dalla croce che formano. Catalizza il lancio di integrerie incantesimi. I segni della volontà superiore si palesano nel microcosmo alla madre, anche quando rimase solo e derelitta, continuano a tendere. Ah, questa è una mazza, praticamente. E questo è un bastone per catalizzare le magie. Non so, sono indeciso perché le voglio tutte e due. Vabbè, prendo il bastone, poi voglio. Poi tanto voglio anche quell'altra. Noi eravamo. Questa è finita grazie al cielo. Noi dobbiamo ancora prendere la mappa di qua, ammazzare il drago. Vai nella parte dei draghi adesso. No, tu devi aspettare un attimo, perché io volevo dare un'occhiata a questa zona qui, che a me non dispiaceva. Anche se sto pensando, potrei anche andare avanti con la storia. Non ho più quest di NPC. Leda l'ho invasa. Il tizio ho fatto la quest. Non credo mi manchino. Hai mancato un boss? No, più di uno in realtà. Più di uno. Sto pensando, non ho altre quest. Dove c'era il sentinella dell'albero c'era un incantesimo. Ma che cazzo dici? Ma veramente, vai. Che cazzo stai dicendo? La 70. Pigli per il culo. Dove sta? 70 di fede. 70. Raga,
questo ragazzi 70 di... Ma cosa fa? Distrugge il DLC? Cazzo era? Non avevi buggato la quest? Cioè alla fine ti dà lo scudo, ma forse te ne dà altro dallo stesso. Crei un albero ombra, ma come 70? Dov'è, raga? Devo capire. Dov'è? Lo voglio, gli incantesimi li voglio tutti, così come voglio tutte le magie. Sarà su di qua, perché è l'unica parte dove non sono andato. Di capire dove potrebbe essere comunque. Ok, il villaggio è questo qua. Vediamo di capire dove è sto incantesimo da 70 di potenza. Che cazzo. Minchia 70. L'incantesimo segreto dell'argina marica racchiude il lato gentile dell'oro senza l'ordine, crea un piccolo abbromato illusorio che ripristina gradualmente i PV degli alleati vicini. Carino. Pensavo meglio di così. Carino. Io vorrei andare avanti con la storia, raga. I segni di evocazione è la roba importante. Allora, il tizio che serve Mog l'ho aiutato a sconfiggere Leda. Il tizio della quest di Santrina l'ho appena fatto. Il ciccione che mi vende la roba è scomparso. Freya, la quest è bloccata. E non credo di avere altre quest in sospeso con gli NPC al momento, eh. Non penso di aver quest in sospeso. La quest della magione l'ho fatta. Io non credo quella del drago c'entri un cazzo. Sì, ma il tipo del drago, la quest non va se faccio... Se non è più questa, è una zona nuova, esplora... No, ma più che altro è che la quest del drago... No, però aspetta, prima di andare avanti, facciamo le cose per benino, dai. Facciamo le cose per benino. Fai il drago. Sì, sì, sì. Facciamo le cose fatte bene. Siamo appena arrivati qua. No, scusate, forse... Devo dire, siamo appena arrivati qui. Una di Freya è boccata perché non ho parlato... Ho dato subito la pergamena a... allo stronzo e... Non ho... Freya non ci ha parlato, quindi non mi ha dato lo scudo. Cosa ti ha dato Leda? Niente. Non mi ha dato niente Leda. Leda la picchierò verso la fine sicuro. Ho visto un sacco di gente col suo set, la menerò alla fine, una volta menata alla fine... Mi darà la spada, il set. Anche perché non c'erano delle quest. Le quest le ho fatte tutte giuste, tranne quella di Freya che avrei potuto farla meglio. Ma in linea di massima le ho fatte tutte giuste. Poi dovrò esplorare il mio, sto facendo leggermente più veloce del normale perché voglio vedere se trovo cose molto importanti, perché qua c'è da esplorare con molta più calma. Vabbè.
ma forse lo scudo me lo dà lo stesso. Nido di Raul. Ah, ok, è una roba... Cazzo di puro, è l'umano. È una roba da consumare, ok. Vedo solamente rovine, comunque. Vediamo un po'. Poi là là. Ma che cazzo? Ma io mi ero completamente dimenticato di sta cosa. Lo succedeva da una vita. In tutte le live a posto, è morto, ho fatto 500.000 rune, bene, sono molto contento. No. Io penso di non poter scendere da qua. Secondo me mi ammazzo se scendo da qua. Sì, di brutto. Infatti non credo di poter scendere da qui, mi sa che dobbiamo scendere da un'altra punta. No, ti ho visto, non mi rompere i coglioni. C'era una grazia Graziella e grazie al cazzo, però no, la grazia giù di là, non ci arriviamo da qui. C'è quell'affare? Andiamo alla grazia che mi pareva fosse giù di qua. Perché sto giocando al DLC di Elden Ring e siccome praticamente lo sto giocando... Porca troia. Dovrei poter scendere, non mi sembra così in alto. Esattamente, è proprio quello che ho detto. No, non è così in alto. Sì, esatto. Ho trovato un buco nella cascata. Sì, non è così in alto, ragazzi. È Torrent che è un po' vecchio, allora si scassa alle zampe. Cheat. Vorrei una grazia in intermezzo, però, una cosa. È vero, effettivamente, ma perché se muore il cavallo muoio anch'io? Cioè, non ho capito. Perché se il cavallo casca e si spezza le rotule e muoio anch'io? Secondo quale logica empirica non esattamente chiara? Tutto da capo, figlia, un minuto ci abbiamo messo. Madonna, addirittura. Tagliato. Ho letteralmente tagliato. Secondo la fisica, ma non è vero, al massimo mi dovrei sfondare il buco del culo perché l'urto del cavallo mi fa male, ma non dovrei morire male. Dovrei ararmi il buco di culo e a quel punto ci sta, però. Perché sei interconnessa al cavallo, ma io non ho firmato nessuna interconnessione con l'equino, quindi non capisco. Talismano del crogiolo pregiato. Ah, dopo vediamo quando c'è un momento più di calma, vediamo cos'è.
L'hai firmato con Melina. E quando ho fatto la fine della fiamma della frenesia, che ho disintegrato il cavallo, lì cosa ho firmato? No, perché quando faccio la fiamma della frenesia, il cavallo esplode, non per dire. Auguri, Andre. Ora che ci penso, sei più vicino ai 50 anni che ai 20. Ti si vuole bene, re papera. Lanzi per il cirmo, da tiro. Scusi, lei ha una cosa strana in mano. Porca troia. Dello scroto? È un cavaliere dello scroto diverso. Merda, lì la grazia. Aspetta, non posso morire. No. Oh, la grazia. Porco Dio. Cazzo, era lì. Attenzione. Statua di Marika, attenzione. Non mi confondo. Ah! Hai visto che non serviva? Hai visto? Salve, ragioniere, può scendere per favore. Piano con quel martello. Me lo dai il martello, ti prego. Ma io voglio quel martello, è bellissimo. Ma perché non riesco a stunarlo manco una volta? È bellissimo quel martello. Sono morto. Però mi ha fatto la buona. Su un grave errore. La voglio. Ma non ti stupi mai, porca troia. Fatica. No, è figo anche la magia. È un fiore, non so se l'hai visto. Ti sarà sicuro la magia che ti può far diventare un fiore. Cazzo, però tutto il meglio del mondo è scassato la minchia, cioè, stai fermo un attimo. Madonna mia, che fatica, stai fermo. Vabbè, è morto. Yes, mi ha dato il martellone. Vediamo com'è il martellone pisellone. Provalo. Aspetta, fammi arrivarlo. Dobbiamo guardare sia l'amuleto nuovo che il martellone pisellone. Posso leggere il messaggio di Dane, supererei i limiti in deposito. Che cazzo stai dicendo? I limiti in deposito. Dei messaggi. Che cazzo dici? Allora, martellone. Eccolo qua. L'inventario è pieno. Ma infatti non voglio nell'inventario, lo voglio... ho armi in NG più 7, sai quanta roba ho raccolto? Vabbè, ma... scusami, dammi un po' di roba, scusami. Togliamo un po' di roba.
mi sa che ho tolto quella sbagliata. Ora me lo ridai? Grazie. Enorme martello brandito da Devonia, membro prezzano dei cavalieri del Crogiolo. Alma realizzata con oro primordiale contraddistinta dai suoi riflessi scarlatti, però usava un'antica sacralità. Sulla parte frontale raffigurata il torrente della vita. Vortice di Devonia, proviamolo. Ropiamolo. Mazza che brutto. In eterno. È diventata una ballerina praticamente. Quest'arma mi fa veramente cagare. Allora, non le mosso, mi fa cagare esteticamente. Ma che bello è sto martello. Ah beh, classico, dai. Vabbè, classico di ogni arma del Crogiolo. E lo prendi a due mani, porco Dio, grazie. Carina, ma... carina, ma no. Carino, ma... messaggio di Dane. Perché? Da Dane foglia morta. Siamo quasi arrivati all'albero sigillo. Per bruciarlo, tuttavia, serve il combustibile giusto. Quello di Mesmerd. Qui abbandono l'ultimo brandello del mio corpo. Ah, ma cazzo, ma è la strada giusta? Sì, il talismano, sì, adesso lo guardo. Ma è la strada giusta per andare avanti con la storia, allora. Non stavo sbagliando. No, non miscela balsamo. No, non incantesimo. Dove cazzo... non lo sapevo. Pensavo fosse una strada alternativa. Dove sono i talismani? Eccolo. Beh, sono pazzo. Pensavo me l'avesse messo... E dove cazzo sta? Ah, ma è qui. Migliore talismano ricavato dai piumi sottimici la sembianza di essere creature. Sembra sia l'escrescenza di un corpo umano risalente al tono passato. Migliora la schivata durante i passi all'indietro. Scusate il chat, ma perché è così alto di level A? A? Com'è che sono così alto di livello A? Adesso arriva l'FBI. Arrestato. Ho farmato le rune. Che cazzo è la schivata durante i passi all'indietro? Ma cos'è la schivata con i passi all'indietro? Ma che cazzo è? Cheat, no, non li uso. La moonwalk. Che cazzo significa? Cazzo vuol dire la schivata all'indietro? Ma che cazzo vuol dire? Sono veramente confuso. Oh, no, ragazzi, no. Ve lo dico già, no. Ah, guarda. Prima che me lo chiediate, assolutamente no. Dove le fermate con la spada del boss finale all'inizio del palazzo di Mog con L2? No, raga, no. Ve lo dico con il cuore in mano, non ne ho la minima voglia di fare un altro di quei cazzi lì. Proprio assolutamente no. Ah merda, è chiuso. Dove merda sta il coso per aprirlo? Non può essere lontano. L'audience ha bisogno, ma le mie palle no, quindi... Dove merda sta quello per sbloccare quell'affare, no? Cosa mi dici, cane? Non mi aspettavo cane, vabbè. No, dai, non mi rompere i coglioni, sto solo cercando di sbloccare la zona, dai, non so che palle. Era su. Sul ponte dove c'erano tutte quelle ombre c'era un oggetto. Dopo vado a guardare. Ah!
succede qua? Ragazzi, perché ci sono delle sporre che cadono? Salve. No, no, stia buono, non sono qua per fare a posto. Sto cercando un coso per rompere lì. Sì, grande come sepolcride, come no, sì, certo. Sì, sì, proprio grande come sepolcride, proprio uguale, guarda. Porco Dio, cane, lo sapevo. Volete ragazzi, volete vedere un momento? Volete vedere un trucco di magia? Ragazzi, volete vedere un trucco di magia? Ta-da! Oh, alleluia! Abracadabra! Dove sei, merda? Ah, visto su TikTok? No, non l'ho visto su TikTok, stavo seguendo delle quest. Abbiamo finalmente quella spada di merda della roccia che avevo preso. Abbiamo la spada della luce. E sia fatta luce. Il problema è che questa spada è molto interessante, però fa danno sacro. Spada della luce estratta dal suo fodero di pietra ad un altare. Il problema è che questa spada fa danno sacro e il danno sacro fa un po' schifo al cazzo. Quindi a me piacerebbe anche provare a usarla, perché non è male. Buono. Buono, anche il moveset molto interessante. Però il problema è che me fa cagare. Questa qua proveremo a usarla, però prima comunque andrà potenziata. Lo so, c'è anche la versione dell'ombra in una caccatomba. Mi fai vedere il percorso? Buonanotte. E chi se lo ricorda? E chi se lo ricorda, Yassin? Riguardalo in live, secondo me fai prima. Io vorrei andare avanti. Le ho fatte tutte le quest, voglio andare avanti. Voglio vedere un po' la storia. Il problema è che come vado avanti? Come si va avanti? Quello è un punto invisibile. Sì, lo è. Ah sì, Ibri, non lo sapevo neanche. Ma dove cazzo lo trovo? Ma ha detto che l'aveva frantumata la runa. Com'è possibile? Oh oh. Beh, il problema è che io non so dove merda devo andare. Questo è il problema. Senti. Io non so dove devo andare. Questo è il problema. Qua, non so dove cazzo devo andare. No, di qua da dove venivo. Ho fatto una cosa che non ho capito. Ah, mi piacerebbe andare avanti, ma devo capire dove merda devo andare. Voglio salire qua, però. Devo trovare il punto dove rompere sto cazzo di coso.
non so dove cazzo è quella merda lì da rompere. Fai la strada di prima e vai in un'altra direzione. L'unica altra direzione è questa qua. Non so dov'è, è... Temo però ci serva sapere dove sta, altrimenti non riusciamo ad andare avanti. Guarda la grigliata, Filippo. Allora, di là ci sono gli schifi. E di là... altri schifi. Però io da di là mi sa che venivo da di là, anche se vedo un... Allora... Guess what? Grazie mille, tre quadratino. Per ora che voto dai al DLC? 9 su 10. Spacca. Molto bello. È molto bello e il motivo per cui è così lungo è solo perché uno esplora tutto. Secondo me questo DLC, se uno va di corsa, 10 ore lo fai. No, 10 no, dai, diciamo 15. Ah, dovevo arrivare a quell'arena tutta a sinistra? Oh, dai. Proviamo a arrivarci. No, stammi lontano, non ti voglio, vai via, pezzo di merda. Dopo ti inculo il boss finale. Chissà perché ci credo il giusto. Cioè, immagino di sapere chi sia, anche se non lo voglio sapere. E se chi è che immagino chi sia, dipende come l'hanno fatto. La mappa qui deve arrivare, qui per forza deve arrivare, però devo capire come ci si arriva. Devo arrivare qua, però voglio capire come cazzo ci si arriva prima. In teoria da qui però, perché lì sarà dove brucio i piselli e... Là c'è il boss. Devo capire come cazzo ci si arriva però prima. Ok. Scusatemi ragazzoni, dopo vengo a prendermi cura dei vostri scroti al momento però. Vediamo, vediamo. Tanto ripeto, le quest dovrei averle fatte tutte. Non credo mi avanzi... La quest del drago non credo c'entri un cazzo con Dio Cane. La quest del drago non credo c'entri un cazzo con la quest, con la missione, con la missione principale. Perché mi hai fatto scendere da cavallo? C'è un'invasione? Invade qualcuno? Chi è lei? Mi scusi, signora Rallo. Mazza quanto leva, signora Rallo. È una nuova magia? Fa malissimo, signora Rallo. Facciamo però che non la uso, facciamo che non la uso. Facciamo che le impedisco di usarla, ok? Siamo tutti un pochino più sereni, la vedo un po' agitata. Falx, maschera dei bruchi, veste con corda.
Spada corrotta di lunghe lame simili a falci, coppie di armi da impugnare con entrambe le mani, forgiate l'ardo del corno a scopo di vendetta. Vendicherò le fiamme con la mia spada. Ma che cazzo è lo scemo? Ma non è lo scemo. Ma no, non è un player. Una scherza. Ma non è quello che mi ha. Non è quello che. Come si dice. Che mi ha aiutato a fare Mesmer. E che cazzo, perché mi ha attaccato? E perché mi ha attaccato? Che cazzo vuole, scusami, non ho capito. Sì, era impazzito, volevo uccidere tutti quelli. Però io non sono, cioè, non ho capito. Vediamo chi è il boss, dai. Vediamo chi è il boss. Anche perché voglio le armi. Sarò sincero, voglio le armi e i vestiti degli NPC. Mi piacciono un sacco. Le voglio. Chi è? Dane Foglia Morta? Bel nome di merda. Andiamo, Dane. Vediamo chi è. Mimic pronto all'assalto. Romina. Ma come Romina? Ma che stai scherzando? Ma in che senso Romina? Aia, è male. Romina, devi star calma. Romina, sei troppo agitata, devi stare calma. Ma è una waifu. Ma è una waifu. È una VTuber. Pure. Se mi attacca sono morto. Ma è una waifu di. La moglie di Albano. La moglie di Albano. Oddio, non ho idea di come sia. Adesso vediamo, non so nemmeno bene a cosa sia debole Romina. Felicità, è un bicchiere di vino con un panino, la felicità. Sangue, ma basta. Basta sangue, che palle. Proviamo qualcosa di diverso, dai, sempre sangue. Vieni Romina, vieni. Ma che botte che tira. Oh, guarda che Albano si incazza poi, eh. Ti incazzi molto, se io me ne vado. Romina, mi puoi lasciare star un attimo. Romina, vai dal Mimic, non mi cagare il cazzo. Wow, poi il sole. Dai, non si può chiamare un boss Romina. Romina Power. Che cazzo. Aspetta che devo ripicchiarmi la stamina, Romina. Oh mio Dio. Cos'è sta figata, Romina? Merda, che male. Merda, Romina fa male. C'è rimasta male che l'ha mollata al mare. Fa malissimo. Oh mio Dio. Oh mio Dio, ragazzi, ma è pazzesca. Che altro non capisco, è una marcescenza scarlatta stranissima. Basta che botta che la rovina. Vabbè, Romina, stai ferma,
devi star fermo, non allungare. Ah, ha ucciso la foglia merda. Mimic, falle vedere chi comanda, Mimic, non volare. Aia, merda, fa malissimo sta troia di merda. Un danno incredibile. Mimic, non volare, falle vedere chi comanda. No, Romina, vaffanculo, dai, Romina morta, brava, dai. Brava, Romina. First try, no, second try. Io l'ho fatto al 90° try questo boss, com'è possibile? Immagino tu non abbia usato la spada della blasfemia. La rimembranza della santa del bocciolo Romina, scolpita nell'albero ombra. Il potere della chiude può essere sbloccato dalle GD. L'alternativa può essere usato per ottenere grande quantità di rune. Quando la chiesa fu ridotta in cenere, Romina scoprì un perverso elemento divino che tramutò nella funesta marcescenza scarlatta. Il sole non torna più. Cosa ci dà Romina? Sono curioso. Io volevo staccare la live almeno che menavamo gli NPC. Oramai dovremmo esserci, cazzo, cioè, porca troia. Romina, che mi dai? Lama d'asta del bocciolo. Ah, e la Marcessons. Alma di Romina, la santa del bocciolo. Falcione scalato dotato una lama simile a un bocciolo. Attacco implico prossimità e marcescenza. Vai. No, aspetta. Gli equipaggiamenti, c'è qualcosa di nuovo? Sembrerebbe di no. Peccato. Quando il sole tornerà. Ah, quando dobbiamo dare fuoco? Quella lama è stupenda. Qui dobbiamo dare fuoco. Ok, se lo faccio qua non si torna più indietro. Ma io non credo di avere queste rimaste. Non penso di avere queste indietro. Non credo almeno. Quella del drago è a parte, sono abbastanza sicuro sia a parte. Quindi io direi di andare, non penso di avere altri NPC sinceramente. Santrina, l'ho già fatta. Ho già fatto la quest di Santrina. Sto pensando che quest ci sono. Lena, Freya. Direi che non ci sono queste. A meno che non ci sia NPC che non ho ancora trovato, ma io non credo. No, ma erano abbastanza telefonati gli attacchi di Romina comunque. Cara Romina. Ma c'era anche una zona nel primo boss che mi chiedeva di bruciare dei rami comunque. Mi sembra di ricordare. Non ha preso bene il divorzio. Ah, arrivo nella stessa zona. Che si rivela quindi essere
Mazza! Farum Mazula parte 2. Mazza, bello grande il castello, eh? Non andare avanti da solo qua. In che senso? Non andare avanti da solo. Intendo offline. No, e quando mai sono andato avanti offline? Ah, non in live. Vuoi che faccia vedere tutto quanto, eh? Bel troione. Prova a lasciarla, raga. Voglio i set degli NPC. Le dispiace se vado velocemente? No, aspetti, lei ha qualcosa che mi interessa. Del corazza da guerriero dell'uccello di i divini uccelli dorati sono noti per essere creature malvagie che disdegnavano la compagnia umana, La corazza dell'uccello, scusami, fammela vedere, dov'è? Ma raga, dai, ma guarda qua, andiamo avanti con l'uccello, dai, andiamo con la corazza dell'uccello, ragazzi. Avevo letto dell'uccello divino. Avevi letto bene. È dell'uccello divino, infatti. Questo posto è mucho gusto, però voglio andare a prendere i set degli NPC. Ergo, rusheremo fino ad ammazzare gli NPC e prenderci i loro set. Perché quello di Leda lo voglio, mi piace un po'. E voglio anche la spada di Leda, tra l'altro. È quello che mi interessa di più, a dire il vero, quindi spero che me lo dia. Allora, però, devo capire come cazzo... Allora. Vileda, sì, il mocio. Ho come la vaga impressione che a meno che non ci sia un percorso invisibile, di qua non si vada. Dubito, ma per scrupolo. Direi di no. Ancora in live? No, sono un bot. Hello there. Wendy, grazie per i 9. Ragazzi, cos'è quella merda? Ragazzi, che cos'è quella merda tonda? Porca troia, io cerco di far piano. Quando ti levo? Piano. Ma perché? Perché? Perché tutti quanti? Dico. Ce ne rispira. Perché tutti i personaggi obesi devono sempre avere la mossa che ti vengono in faccia col culo o con la pancia? Potete fare un personaggio obeso che sia... Johnny, piano, piano. Johnny, calmo. Troppo agitato, stai calmo. Troppo agitato il film, ragazzi. No, dai, non c'ho voglia. Sì, senti, dai, Zeus. Ma tu hai la maschera strana? Sì, io mi farei un po' più danno. Mazza che botte che sia, figlio mio. Mm.
Mazza che teghe. Very compliments. Sei sotto il boss finale. Immaginavo. Meglio domani. Ma che cosa domani? Non ho capito. Menare il tizio. Sì, menare il tizio, sì. Meglio domani perché non è più voglia di stare in live, o meglio domani perché dice che non riesco ad andare a picchiare gli NPC? Quello lì lo vado a picchiare dopo. C'ho la corazza dell'uccello. Dai, scusa. Cioè... è lunga la strada, è lunga la strada per diventare un allenatore di Pokémon. Allora, senta, io non è per scortesia, però io la salterei se lei non si offende. Io spero che lei non si offenda, guardi. Mi auguro che lei non se la piglia male, io sinceramente la salterei. Aio. Non si offenda, aio. Ma ascolta, hai rotto il cazzo. Credo di dover andare là. Lì c'è una porta, credo di dover andare lì, almeno penso, ipotizzo. Quindi cercheremo di correre, ma è problematico col tizio che evoca le spirali sataniche. Si è offeso. Lo voglio menare perché sono sicuro mi... non so chi sia Mitra, patatino. Lo voglio menare perché sono abbastanza sicuro che... dia qualcosa di molto figo quello stronzo di merda, però sicuro, ma sicuro proprio che droppa roba. Palle rovinate. Allora, corrimi addosso. Ho detto corrimi addosso. Sì, vabbè, ma il range di questo attacco quanto è? Vado dall'altra parte, non se la piglia male. Finito? Aia. E mi dai. Mica niente. Ero più cazzo, te lo dico. Ragazzi, porco Dio, ma cos'è sta roba? Cazzo è? Cos'è sto attacco? Il poise, il poise. Sì, infatti adesso corro, provate a vedere cosa mi dava lo stronzo, non mi ha dato niente, molto diludendo. Ma attacca, ma non credo che attaccando smetta di fare din don dan. Non voglio sapere un cazzo, non mi dite niente. Proviamo ad andare avanti fino alla fine. Palle, ragazzi. Palle. Mezza luna fertile. Senti, Johnny, io devo passare. Non mi rompo i coglioni, Mi vai a passare senza rompermi il cazzo? Non esattamente così.
porco dio merda! Mi fai correre in su? Che palle! Che svalvolamento di coglioni, mi fai correre in su? Ma dove cazzo sto? Mettiamoci la nostra che è un pochino più stabile. Molto bella la corazza dell'uccello, torniamo con la nostra. Madonna che palle quella magia, ma come chi cazzo l'ha elaborata quella magia? Che due coglioni, mi fate salire? Ragioniere, mi faccia salire, non mi rompa i coglioni, almeno lei non mi scassi il cazzo. Bravo, urla, ruggisci, fai le tue mosse, bravissimo. Però ragazzi, io non mi fa correre, come faccio? Cioè, se non mi fai correre, figlio mio, cioè voglio dire. Ha capito? Run. Sto cazzo, run. Dove ranno? Mi fa correre. Quello nel frattempo sta menando le scale. Adesso correrò un po' a zigzag perché... Sì, sì, quello mi è stato dietro. Si era offeso che non... Infatti penso che farò così. Vi giuro, non potevate mettere magia più fastidiosa di questa. Ma non so se ho il tempo di farlo, tra l'altro, io sì, quella roba lì. Anche se lo faccio molto velocemente, non so se ho il tempo di farlo, te lo dico. Non so solo il tempo di farlo, te lo dico. Proviamo. No, è quella magia che mi sta sui coglioni. Cioè, che cazzo è quella magia? Ma che palle! Ti colpisci una volta ed esplodi. Dipende, Madi. Che tipo di acqua? Distillata no, perché l'acqua distillata è un isolante. L'acqua coi sali invece conduce. Perché non è l'acqua che conduce l'elettricità, sono i sali nell'acqua che conducono l'elettricità. Più l'acqua è salata, più conduce l'elettricità. Puoi farmi un posto, cioè non puoi farmi un passaggio dove io non posso correre senza schivare tutti, che cazzo di palle è? Sì, va bene. Scusi, sì, va bene. Va bene, va bene. Sono morto, sono già morto. Sto leggermente rompendo il cazzo, sono qui per spaccare il joystick per terra, chiudere il gioco e disinstallarlo.
Prova il passo del limiere. Mamma. No, non serve un cazzo, perché non è lui che mi dà fastidio, cioè non è lui il problema. Dove cazzo sei? Che cazzo si mette il passo del bocchino qua? Eccolo qua. Andiamo col passo del pompino. Sì, sì, lo so. Cioè, a grandi linee, il passo dello stronzino è sempre quello, eh. Non va avanti un cazzo. Non ricordavo che andava avanti un po' di più di così. Che cazzo, non va avanti in un millimetro. Ho finito la stamina. Guarda che non finisca la stamina. Minchia ragazzi, sto mossa. Madò che palle, Miyazaki, ero tu cazzo. Minchia, due coglioni sta parte. Ma che palle, ma fammi una parte con dei nemici, non una parte dove non mi posso muovere, che rottura di palle. Se te li fai tutti con calma, ma non è farseli con calma, non ci arriva a prendere quello stronzo di merda, non riesco ad arrivarci, cioè mi fa din don dan, c'è uno dietro e mi attacca di nuovo. E poi c'è sto coglione davanti. Che cazzo è successo? Palle, merda! Minchia, che palle, ragazzi! Dite che se uso l'invisibilità mi vedono? Secondo me mi vedono uguale. Secondo me invece mi vedono lo stesso, proprio bene. Ma non è neanche che il tizio non è il wannabe Zeus il problema è sono gli altri che rompono i coglioni. Sì, dove vai? Sono gli altri che rompono il cazzo, non è neanche lui.
Raga, non mi vedo. Adesso sì. Merda, merda. Vediamo se riusciamo a entrare. Che palle, che fatica, madonna mia. Mazza che fatica per arrivare qui, oh. 67 spade diverse, cioè... Che cazzo avevo, non mi ricordo neanche più. Ma che ora vai a dormire? Ma è tardissimo, non dovrei far così tardi, sono un coglione. Qui abbandono tutte le mie parure. Questa zona volevo studiarmela con calma. Ma intanto volevo prendere il set degli NPC. Quello era l'altro stronzo che mi faceva il din don dan. E mo che cazzo devo fare? Il problema è che sono bloccato qua. Dove vado? Torno indietro e poi più avanti punto scalabile. Vabbè, ma da qua dove devo andare, scusami? Ah, giù di qua, ok. Io proseguo dritto. Opla, cosa abbiamo qui? C'è, è venuto. Che stracazzo succede? Oh no, di nuovo, ma in versione neve. Oh mio Dio, no, ti prego, smollami. Smollami, ti prego, sei più appiccicoso di un emorroide. Il fatto che stia salendo l'ascensore non è che mi piaccia molto, però sincero. Sta salendo l'ascensore, beh. Questo DFC sì, è abbastanza difficile. Dipende dal livello in cui sei, ma è abbastanza difficile, sì. Mica, ma veramente, siete una persecuzione, ragazzi. Cioè, veramente, vi dovete fare una vita. Mi avete rotto il cazzo. Aia, che cazzo. Sì, vabbè. C'hai altri attacchi? Vai, sei quasi arrivato. Ci sto provando. Ah, intanto, è il punto di Grezia. Il che non è male. Nel frattempo l'amico Fritz mi sta inseguendo. Lui ti dà roba. Lui lo faremo dopo. Ma tutti me li voglio fare, perché tutti mi sa che mi danno roba. Quindi... Allora.
tutto sto sbatti, guarda, se non mi dai tutti i set di tutti gli NPC mi incazzo come un caimano, eh. Allora, non c'è la nebbia, non ci sono. The Erdtree was leading you all along. Ma no, non. No. So that you might ascend to lordship. Might come to these lands to begin with. I suppose it must be what his eminence, or perhaps the Erdtree desired all along. The clashing of the fate of lords. Such that one would prevail. So be it. If you insist upon facing Mikula the Kind, then I will run you through whoever you might be. Don't tarry now. Mi devi dare il tuo set. Tiolie e lui. E questo secondo me è perché abbiamo fatto entrambe le loro quest. Bene, mi fai baffare? Bene, mi fai baffare, porco il Cristo? No, non mi fa baffare, vabbè. Allora noi andiamo senza baffa. Chiama anche il mimic, vaffanculo. Lei è la tipo inizio del DLC. Allora, Mimic. Don't you dare approach Mikula the Kind. Needle Knight Level, Dryleaf Dane, and our ally will never allow this. Ah, lui è contro? Non sapevo fosse contro. Buono perché mi darà sicuramente anche il suo set. Fighting. Tragedy. Mi dispiace, però. Ma dove sono i miei alleati? Dove sono i miei alleati? Vieni. Piano, cowboy. Ma è infatti. Ah, sei un bando. Meno male che sono arrivati i miei alleati, perché mi stavo un attimo perdendo. Blade aloft, blood of fire, for the dignity of my lord. Oh Dio mio, mi devo curare, mi devo curare. Io voglio tutto il suo set, io voglio anche la sua cazzo di spada, è bellissimo. È bellissimo il fatto che si parli con tutti quanti. Ragazzi, no, ti prego, non dirmi che ho scappellato completamente Freya. No, dai. No, non c'è più il magazzino, ovviamente, adesso. E non c'è più il magazzino adesso, scusami. Ho bruciato l'albero padre. No, dai. Yes, questo è uno. Verderà... Questo lo devo mandare a verde. Metallo inusuale. Il verde rame. Verde rame che si è dato un dono della divinità esterna. A causa sua formazione religiosa risulta robusto e pesante, ma al contempo flessibile. Ok, non mi dice un cazzo. Gran scudo forgiato in metallo inusuale. Il verde... Ok, carica di morro. Bello. Ragazzi, questa armatura. Quanto ha di difesa? Robby, grazie per i sabbalatino. Quanto ha di difesa? Pazza. Ecco. Leggermente più cagare di quella dell'arieta, che è la migliore del gioco. Però il poise ti dà lo stesso poise. Mazza. Buona. Cioè peserà 2 tonnellate, ma molto figa sta battaglia, posso dire la verità. Completamente rovinato dalla spada della blasfemia, ma... Pass di Dane. Ok. Beh, scusate, dove è il resto? Stiamo scherzando, dov'è il resto? Dammi l'armatura, troia di merda. Oh,
Sì, c'ho il cazzo dentro questo. Ah, merda, la volevo mettere da una vita questa armatura. Cazzo, era una vita che la volevo indossare. E anche questa la volevo, spacca. Spadona leggera con intarsi in oro, arma di rete della cavaliera del lago. Infligge danni sacri, anche se levigata con accendenza la lama, però c'è ancora dal fetore di sangue stantio a causa delle purazioni che ha intrapreso nella sua banda. Vediamo com'è l'abilità. Ah, non me le fa usare. Bello, fino a... Oh, cazzo, è una vita che volevo sta merda d'armatura. Più che altro non ci sono più. Cioè, non... Come si dice? Basta? Ah, ma perché gli altri due erano alleati. Ok, gli altri due me li daranno alla fine. Adesso vado da Freya per vedere se ci sono i resti di Freya. Spero di sì. Spero che almeno mi dia l'armatura, la spada e quant'altro. Adesso mi devo anche sistemare che sti polsini non vanno bene con questa armatura qua. Intanto mi dai un punto di salvataggio? Un qualcosa? No, ma non lo faccio adesso il finale, non credo, cioè nel senso... Non credo che ci sia il boss finale subito. Ah, ciao! Righteous Tarnished. That was an astounding battle, sì? To be sure. Now I suppose this leaves only one. But in truth, I cannot calm my quivering. Challenging a god is no small matter. I'm afraid I underestimated the lad. Appearing frail in both body and mind, I presumed he'd be like to stumble upon the field of battle. What a fool I was. He serves another master, but Sir Teolier performed magnificently. Perhaps he too quivers with anticipation. As do we. Bella anche il suo set, lo voglio. Something you want to get off your chest? Sì, ho ammazzato io Mog. Well, you needn't worry. It was you, wasn't it? Who defeated Lord Mog? Fear not. I bear no grudge against him. Anche perché giunto sto punto. His eminence was felled in an honorable duel. And such are the risks of seeking lordship. Besides, what right have I to complain? I blame the enchantment more than anything. Righteous Tarnished, we will have our victory. I swear upon my blood. Righteous Tarnished, I swear. Bello, 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 finalmente. Ha anche una falce, l'ho vista la falce figa, li voglio, cioè sono un po' un maniaco del collezionismo. Allora, si può anche fare il boss finale, raga, però due cose. La prima, voglio vedere un secondo se Freya mi ha lasciato i resti, almeno per prendere l'armatura e il resto. Sbircia, sì, non è più nel magazzino, infatti non è più nel magazzino, era... aiuto, dov'era? Terzo... Aiuto. Ah, help. No, era... Ma Freya è ancora qua? No. La troverò morta. Non è possibile. Se è ancora qua, l'ammazziamo, raga. Ok. Che mi ha lasciato? Tutto tranne lo scudo. Bello, bello. Va bene, almeno. Vabbè, non mi ha dato lo scudo. Il moderato del cavaliere mantroso Freya, membro della cerchia di nobili cavalieri generale da un tempo, il suo viso era raffigurato da tenebre ferite. In seguito a me, poi sentì la brocca della cicatrice. Sembra vagamente una carina. Vabbè, almeno abbiamo il set. Qua. Che palle. Ho scappellato la quest, se no mi avrebbe dato anche in più lo scudo. Mi toccherà rifare. Comunque ragazzi, se il nemico è chi penso che sia, sono abbastanza sicuro. Non, guardate. Perché io non credo l'abbiano... Se è quello che sei, chi dico io. Io non credo l'abbiano cambiato più di tanto. Credo sia Radahn. O Chadahn per gli amici. Um,
Ma in realtà non è così importante alla fine, cioè. Alla fine quello di cui ho bisogno è questo. Ah no, aspetta. E no, aspetta, questa bellissima spada però dopo. Vediamo se quello a cui sto pensando funziona. Questo lo togliamo, la resistenza al sacro va bene. Ok. Va bene. E vediamo se è Chadan che è tornato in vita. My loyal blade and champion of the festival. Both your deeds will ever be praised in song. E ho fatto le quest. Now, the vow will be honored. And my lord brother's soul will return. So that he may be my consort. È lui? È Radan. Ma l'aveva detto nella quest di Freya che voleva riportare in vita Radan. Ma le spade sono diverse. Che cazzo dici? Sono più sottili e lunghe, bellissime le molle. Mica Radan è in forma, ha fatto palestra, eh. Cazzo, Chadan si è messo in forma un bel po'. Guardalo. Guardalo, è palestratissimo. Mazza Chadan, hai fatto palestra? Aspetta però, devi darmi il tempo di muovermi almeno. Le mosse, ma lo sapevo che funzionava. Lo sapevo che avrebbe funzionato, però devo imparare le mosse. Alcune le devo schivare. E specialmente non è finita qua, perché non può avere una fase sola, manca a morire. Cioè. Ma cosa sto facendo? Cosa sto facendo? Ha due fasi, ma io secondo me ne ha tre. Secondo me ha tre fasi. Tipo Sister Fride. Mi fa evocare... Ho sbagliato, mi fa evocare... Allora... Vieni Chadan, vieni... Done. Pleasure to see you.
È vero, Radan mi sei mancato, sarò sincero. Sì, mi è mancato anche a me, sarò sincero. Mimi, io non so se voglio evocare il Mimi. Avresti invece fatto con paura che evocando il Mimi? Vabbè. A me faccia un casino con il Mimi, però. Sì, questo era Dan se non fosse stato rincoglionito dalla marcescenza. Figa la battaglia. Mazza sei Chad, è ancora più Chad Chadan. Siamo. Adesso si fonde e diventa Mogan. Radog. È troppo Chad, Chadan. Quello è il coso dell'inizio, tra l'altro, dove è uscito Marika. Quindi Mikala praticamente... Piedini di Mikala. Finalmente vediamo Mikala, ragazzi. No, ragazzi. No, ragazzi, non di nuovo Lothric e Lorian. No, ti prego. Non di nuovo Lothric, non di nuovo Lorian e Lothric. Oh, cazzo. È diventato Super Saiyan di terzo livello. Tempo neanche di te. Scendi giù. Vieni giù. Madonna, ragazzi, mi è micidiale su questo. I promise you a 1000 year voyage guided by compassion. No, ragazzi, mi rincoglionisce. No, non voglio diventare la troia di Mikala. Solo che se evoco 36 persone al quintuplo della vita, e questo è il problema. Ragazzi, io direi che Chadan e il resto lo finiamo domani. Così facciamo le cose con più calma. E anche perché dobbiamo finire la quest del drago, tra l'altro abbiamo ancora un po' di robina da fare. Quindi. Papere, io vi ringrazio questa sera per i follici e le sabbie, il divertimento, le risate, e noi ci vediamo domani alle 21 per una nuova live. Io vi auguro tanta buona, Palatini, vi mando un abbraccio e un bacione, e noi ci vediamo domani. Notte, papere!